Lasciammo l'ospedale tutti assieme e andammo a casa. Quella notte portarono la bambina nella loro stanza d'albergo, la fecero dormire lì con loro. Fino ad allora non avevo mai considerato le conseguenze per quella bambina. Voglio dire, era stata nella mia pancia per 9 mesi e poi 5 giorni tra le mie braccia, per poi essere portata via. Sono il prodotto di una maternità surrogata tradizionale e i genitori con cui sono cresciuta non potevano avere figli. Mio padre lo è anche a livello biologico, ma la mamma con cui sono cresciuta è adottiva. Ho ritrovato la mia mamma biologica solo quando avevo 26 anni. L'infermiera si avvicinò e tenendolo in braccio me lo fece vedere. Così, io per girarmi a guardarlo quasi cascai dal letto. Ma poi finì lì, lo portarono via e non l'ho più visto né sentito. Sin da allora penso a quel bambino ogni giorno della mia vita.